c'è uno scambio, sapete, ci vuole una grossa intelligenza per capire quello che fanno. Non è una bella cosa. E ancora allarme sociale per lo spaccio continuo, ma anche il consumo di sostanze stupefacenti tra via Guadagnoli e via Signorelli, e sale così ancora una volta la rabbia dei residenti. Io stesso mi è capitato di trovare siringhe anche davanti a... all'edicola. Ci troviamo a pochi passi dal cuore del centro storico, al confine con il quartiere Giotto. A diventare base per gli spacciatori, queste panchine che sarebbero diventate punto di riferimento per chi vuole acquistare una dose. Considerata la zona di spaccio, soprattutto questa parte dei giardini, sia la parte qui verso l'Eden, sia la parte che va verso il ponte della Parata. Una situazione che sarebbe esplosa dal primo lockdown e adesso diventata difficile da tollerare da residenti, ma anche da chi frequenta di passaggio la zona. Mi rendo conto che non è facile tenere sotto controllo tutta la città, comunque forse anche qualcosa a livello di telecamere potrebbe essere un po' d'aiuto. Non soltanto il discorso di cavare i parcheggi in via Lorenzetti come hanno fatto, e fare le multe, no? Continuamente. Va bene anche quello, però questa mi sembra un po' più grave la cosa.